Amici di Ettisport 24, ben ritrovati. Nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. È davvero un gran piacere ritrovare oggi in nostra compagnia l'attaccante della Pro Recco, Pietro Figlioli. Ciao Pietro, bentornato. È un piacere essere in tua compagnia. Pietro, Ciao Andrea, grazie mille, è un piacere esserci. iniziamo la nostra chiacchierata da quella che è stata l'ultima partita disputata. Dopo un po' di tempo siete tornati a giocare un match ufficiale, gara 1 di semifinale scudetto con la Arenantes Savona. Partita vinta anche in maniera abbastanza netta. Che cosa vi lascia in eredità questa affermazione? Beh, sicuramente per noi è importante avere la prima vittoria e avere la possibilità di concluderla in solo due partite e quindi renderla più semplice, diciamo, la semifinale. Ci sono un paio di cose che dobbiamo, come sempre, rivedere, migliorare per affrontare poi le finali più pesanti, ecco. Certo. Ciclo di partite ravvicinato, 3 match in 8 giorni. Domani è un appuntamento sicuramente speciale, forse ancor più che per la partita in sé, anche perché poi lo vediamo tra un po'. Il primo posto è praticamente ipotecato. Dovreste perdere di 7-8 gol per cedere il primato al Marsiglia. Però ti chiedo quali emozioni prova un giocatore come te, che è abituato a competere a livelli più alti, alla vigilia di un debutto europeo nella splendida cornice della Piscina Ferro, perché è la prima volta che si gioca un match di Champions League. Sì, guarda, cioè, detto in modo molto semplice, comunque è una partita come le altre, in senso che siamo concentrati, stiamo preparando. Non sarà una partita facile perché Marsiglia è sempre una squadra che ultimamente sta giocando molto forte e crescendo sempre. E, andiamo al lato, diciamo, emotivo, comunque fa sempre piacere partecipare alla prima partita di Champions mai disputata qui nella piscina della Pro Recco, che sappiamo benissimo che è una piscina con tantissima cultura di pallanuoto alle sue spalle, quindi è una cosa molto bella, una cosa che a me farebbe piacere ripetere perché comunque è giusto giocare le partite in casa dove noi facciamo gli allenamenti ogni giorno. Anche perché penso che poi dal pallanuotista più affermato a quello che lo fa a livello amatoriale, quando giochi in casa hai anche dei riferimenti all'interno della vasca, correggimi tu se sbaglio, le No, certo, abitudini. è conoscere comunque gli spazi delle vasche. Posso fare un confronto con la vasca del Foro Italico, che è più stretta, altre vasche che hanno comunque magari quella corsia in più lateralmente, comunque punti di riferimento Che visuali che calma. possono essere, non so, la trave dietro una porta, qualcosa. Certo. Sono piccoli appunto segnali, punti di riferimento che un giocatore si abitua. Lo hai accennato prima, vi attende questo match contro il Marsiglia, formazione che avete già battuto in maniera netta, emergendo nel finale del match nella prima giornata. Che partita sarà dal punto di vista tecnico? Credi che potrete giocare libere entrambe e regalare spazio allo spettacolo, oppure i francesi verranno comunque qui decisi a tentare il colpaccio per portare a casa il risultato di prestigio? Beh, io me lo spero, cioè io penso che comunque nessuna squadra si presenta in piscina per non vincere, non avrebbe senso a livello, diciamo, agonistico, quindi penso che loro arriveranno con tutte le loro armi, giocheranno forte, anche perché questa è un'opportunità per entrambe le squadre giocare una partita forte prima delle finali di Belgrado, quindi è l'ultima possibilità di fare una partita europea. Certo. Dov'è che si deciderà il match? Per vincere la Pro In Recco, che piscina, cosa dovrà. dietro, dove sono io? Va bene, te la riformulo in maniera ancora più precisa. Quali saranno i fattori decisivi per portare a casa la vittoria? No, io penso che, come sempre, il gioco di squadra è rispettare le nostre tattiche, cose che facciamo dall'inizio della stagione. È molto, molto semplice la pallanuoto. È inutile fare un lavoro tutto l'anno per poi dopo non rispettarlo e non concluderlo. Quindi penso che entrambe le squadre faranno le proprie tattiche, che sono quelle che, diciamo, sono i punti forti di ogni squadra. Perciò Certo. lì è pur sempre una partita secca, quindi giorno per giorno, se
si capisce, partita per partita è sempre Campione diversa la cambia, assolutamente, storia. assolutamente. Però, come dicevo prima, noi abbiamo le nostre tattiche. Il mister ci dice quello che vuole che noi facciamo, noi rispettiamo la sua parola come sempre e andiamo in battaglia. Certo. Vi attenderà poi un quarto di finale che comunque andrà all'ultimo turno del girone A, si preannuncia come una sfida a 5 stelle. Allora ti chiedo chi tra Ferencvaros, Novi Beograd e Barceloneta può essere la rivale per voi più insidiosa? Tutte e tre le squadre sono squadre molto forti, molto, con diciamo nomi pesanti e è difficile dirlo adesso quale sarà la più. Anche come penso io, cioè da qui a là le squadre si preparano in modo diverso, quindi può arrivare uno in un modo piuttosto che l'altro. Non c'è una previsione, secondo me, giusta in questo momento. Ogni squadra poi ha il suo stile di gioco. Barceloneta ha questo ritmo abbastanza alto del contropiede, eccetera. Gli piace il gioco veloce, mentre il Novi Beograd è una squadra molto pesante. Il Ferencváros, sai, sono molto all'ungherese che piace un po' questa fantasia in attacco. Pure loro sono pure forti e veloci. Quindi tutte e tre le squadre saranno. Qualunque sia, sarà comunque una sfida, appunto come dicevi te, a 5 stelle poi nel quarto di finale. Certo, e chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Hai affrontato tante Final Eight, tanti momenti decisivi delle coppe europee, competizioni nazionali e internazionali. È preferibile entrare in vasca e magari giocare, faccio un esempio degli anni scorsi, un quarto di finale con l'Hannover, oppure partire con una sfida subito di quelle, come hai detto tu, toste? Ma guarda, qui è soggettivo, nel senso che non si possono nemmeno fare questi calcoli, perché se tu fai magari una prima facile, poi la seconda facile, la terza difficilissima, magari Certo. non entri nel ritmo e anche lì non puoi mai sapere cosa succede con le altre partite. Quindi io preferisco sempre prepararmi al peggio, nel senso che avere tre partite che sono toste comunque è stancante e tutto, però forse a livello di ritmo, di concentrazione è la cosa più semplice da affrontare. Però detto ciò è molto Quello difficile dirlo perché appunto sai, la stanchezza fisica e certo. tutto incide in base anche all'avversario che affronti il giorno prima, visto che sono tre partite in 3 giorni. Assolutamente, va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio di cuore Pietro Figlioli per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Pietro, grazie. Ciao Andrea, grazie mille, buona visione a tutti.